Miss Taylor Swift mi vuole morta, anzi ci vuole morti tutti quanti. Sta pazza, ieri sera così, a caso, ha detto: sapete cosa? Stanotte esce il mio nuovo album. What? Taylor, please! Io non so voi, ma mi sto ancora riprendendo da Folklore. Wow. E niente, oggi è uscito il nuovo album di Taylor, Evermore, che a quanto pare è una sorta di proseguo di Folklore. Infatti, Evermore è stato definito da Taylor stessa tipo la sorella di Folklore. Wow! Sono pronta? Assolutamente no, psicologicamente non lo sono. Sono messa questo outfit che mi sembrava adatto. Non lo so, non avevo un cardigan, quindi ho rubato una camicia a quadretti. Insomma, Folklore è stato molto intenso. Penso sia diventato tipo il mio album preferito di Taylor Swift. È molto diverso rispetto a tutti i lavori più recenti di Taylor, che erano molto più pop. Qui siamo un po' più su. Siamo più sul mood alternative. Comunque pop, però diciamo un po' diverso. Infatti ha prodotto l'album insieme al produttore dei The National e ha fatto insomma dei featuring anche insieme a Bon Iver, che è presente anche in questo album insieme anche ai The National, quindi insomma si capisce, no, che questi due album sono collegati in qualche modo, quindi io mi aspetto dei mood un po' simili. L'unica cosa che già ho notato un po' diversa è che Folklore, le canzoni erano molto più legate all'estate, infatti è un album che è uscito appunto in estate. Aveva sì un mood autunnale, però decisamente i testi ti trasportavano in questa atmosfera molto cottagecore, non so come definirla, però molto estiva. Mentre invece questo album sembra molto più autunnale, invernale anche. Quindi mi aspetto qualcosa di un po' più caloroso, non lo so, qualcosa non di natalizio, però no, boh, no, non saprei. Comunque, iniziamo subito la prima canzone Willow, di cui c'è anche il video musicale, quindi vedrò il video musicale per la prima volta. Mi sento già malissimo, mi sento già malissimo, ma partiamo subito. Cioè, già inizio come è finito Cardigan, mi sento male. C'è un filo, no, vabbè, raga. Oddio! Cioè, come dire, stiamo rientrando di nuovo dove eravamo. Ok, già questa intro mi piace moltissimo, soprattutto nel video mi piace che riprenda appunto da dove è finito Cardigan e rientri nuovamente dentro al pianoforte, come a suggerire il fatto che stiamo rientrando di nuovo in quel mondo fantastico, folcloristico che ci aveva proposto nello scorso album. Oh mio Dio, è tutto così fatato? Ecco, forse qua è più fatato, non lo so. Chi è sto qua? Che bella con questo outfit! Vabbè, ma qua subito Volturi, scusate. Ma che figata! Ma sono tipo streghe, fanno le magie! So cute. Anche in questo video di Taylor, il direttore della fotografia è Rodrigo Prieto, che non so mai pronunciare, comunque è il direttore della fotografia fedelissimo di Martin Scorsese. Ha lavorato con Taylor per diversi video, mi sembra che il primo è stato The Man, poi ha fatto Cardigan e ora questo. Un po' secondo me si vede il suo tocco, soprattutto in Cardigan. Il video mi è piaciuto moltissimo, è molto molto natalizio, nonostante il tema non sia Natale, però insomma il fatto che ci sia la neve, che ci siano tutti questi, ci sia questa scia magica, insomma molto natalizio, mi ha stretto il cuore. La canzone non mi ha fatto impazzire, cioè è molto bella, però non mi ha fatto impazzire, ma devo dire che anche Cardigan al primo ascolto non mi aveva conquistata, quindi le darò del tempo perché secondo me man mano riuscirò ad apprezzarla meglio. L'unica cosa che mi è piaciuto molto è proprio il proseguo da Cardigan a questo video, cioè i due sono speculari. Infatti Cardigan parlava di questo amore un po' complicato, di lei che non era sicura di tornare con questa persona. Infatti in Folklore c'erano il trittico Cardigan, Betty e August, che raccontavano da tre punti di vista diversi una sorta di tradimento. Cardigan era il punto di vista, insomma, della ragazza tradita, che ripensava al tradimento dopo tanto tempo, e qui invece c'è il ricongiungimento delle due persone. Non lo so, mi è piaciuto questo collegamento tra i due e anche tra i due video. Molto bello come apertura, però sono curiosissima di andare avanti e oh mio Dio, ah, non ce la posso fare. Ok, secondo pezzo, Champagne Problems. Mio Dio. Che bella. Non so perché, ma questa canzone mi fa un sacco tipo sera di Natale o di Capodanno, comunque
un momento di festa in cui però si è un po' tristi e si ripensa alle cose, non lo so, non bellissime che soprattutto in questo periodo vengono fuori. Non lo so, mi immagino tipo una persona che durante un pranzo, una festa, si isola con il suo bicchiere di champagne ed è un po' così malinconico, no? Non lo so, mi ha subito trasportato in questo immaginario. Non lo so, però molto bella. Quando ci sono questi momenti con i coretti. Oddio, questo pezzo mi ricorda tantissimo una canzone di Reputation, se non sbaglio. Oddio, non mi viene in mente. Non riesco a farmi venire in mente quale. Per favore, se anche a voi ha fatto venire in mente una canzone di Reputation, scrivetemelo nei commenti perché ora, vi giuro, non riesco a ricordarmelo. Bella. Ok, mentre la sto ascoltando di più. Non so perché, però insomma sarà anche il testo e il piccolo video che c'è su YouTube. Sembra quasi che stia raccontando la storia di questo matrimonio un po' finito male perché insomma la persona che sta raccontando questa storia ha dei problemi con lo champagne, quindi immagino un problema con l'alcol. Un racconto molto triste con una canzone però molto dolce. Bene, andiamo avanti con il terzo pezzo, ovvero Gold Rush. Vabbè, ciao! Ma cos'è? Oh mio Dio! Raga, cioè. Questa è molto più pop, però. So, questa carina però non mi ha colpita tantissimo, cioè è molto bello l'inizio, però poi il fatto che diventi così, cioè che ci sia questa base un po' pop, un po' tanto pop rispetto al mood generale dell'album, dello scorso album, non lo so, magari sarà di quelle che rivaluterò dopo, come è successo con Folklore all'inizio che alcune canzoni tipo ho detto sì carina, poi sono diventate un'ossessione. Comunque andiamo avanti con il quarto pezzo, ovvero Tis the Damn Season. Diamo l'inizio, bello. Questa. Oh mio Dio, wow! Hit! Questa canzone mi sta devastando, letteralmente, devastando. Io non so perché, ma Taylor Swift è in grado di scrivere dei testi che ogni volta parlano in maniera così specifica di cose che anche io ho vissuto che mi spaventa terribilmente. Wow, Taylor. Mamma mia, sta canzone, aiuto! E niente, con questa iniziamo male, perché mamma mia, Taylor. Comunque, no, beh, veramente bella questa, mi ha parlato nel profondo. Sappiate che lo dirò per tutte le canzoni. Comunque, procediamo con il brano 5, ovvero Tolerated. E tra l'altro siamo al brano 5, che per chi non seguisse Taylor Swift, in ogni suo album il brano 5 è tipo un brano molto importante, molto personale per lei, quindi oh mio Dio, oh mio Dio. Questo piano, aiuta! Vabbè, cioè. What? Oddio! Ma che bello! Questo pezzo dove fa. Questa parte mi piace da morire. Cioè, proprio bella, bella. Wow, questa è veramente bella. Mi piace un sacco il vibe in generale. Poi sì, cioè, effettivamente non so in che modo possa essere per lei personale. Dovrei ascoltarla meglio, fare le mie ricerchine. Però, evidentemente, parla di questo amore che è iniziato in un certo modo e poi. Piano piano si sta sgretolando e quindi le cose che prima erano, non lo so, molto belle, vissute con intensità, adesso diventano quasi una routine o qualcosa da sopportare. Infatti lei dice tolerated. Sembra quasi che descriva quelle relazioni che vanno un po' avanti per inerzia. Non lo so, mi dà questo mood, insomma, ascoltare questa canzone bella, wow. Bene, passiamo al brano 6, ovvero Nobody No Crime, un featuring con The Haim, che sarebbero le Haim Sisters. Allora, qui. Cos'è Riverdale, raga?
Allora, se vedete il video con le lyrics, sembra un sacco o Riverdale o Twilight. Wow, mi piace un sacco. Oh. Wow. Bellissima sta canzone, madonna. No, raga, questa è bellissima. A parte tutto il mood, e infatti subito ho detto Riverdale non a caso, perché si parla di un omicidio in teoria. Mi piace il fatto che Taylor abbia preso questi due album e abbia deciso di raccontare anche storie che non sono per forza personali, ma lasciarsi trasportare dalla fantasia e inventare delle storie. Insomma, credo almeno che questa sia frutto della sua immaginazione, lo spero. Però mi piace moltissimo questo vibe di questa canzone, più che altro perché è un po' misterioso, quindi si lega un po' alla questione crime di cui racconta. Anche qualcosa di country, non lo so. Mi piace un sacco. Molto particolare come mood, più che altro, non me l'aspettavo. Bene, andiamo avanti con il pezzo 7, ovvero Happiness. E qua, ciao, addio. Bella. Wow. Oh mio Dio. Raga, mi sta venendo da piangere letteralmente. No, raga, cioè, sta canzone. Sono devastata. No, io, allora. Questa è diventata subito la mia canzone preferita di tutte quelle ascoltate finora. Wow. Mi ha veramente reciso il cuore, cioè me l'ha preso, me l'ha aperto, l'ha fatto a pezzi. Wow, Taylor Swift, signori, è in grado di, non lo so, è così bravo a descrivere certe sensazioni o comunque certe relazioni umane. Io rimango scioccata, incredibile. Comunque, mi riprendo un attimo e andiamo avanti con Dorothea, il pezzo numero 8. Oh, anche qua mi piace l'intro. Che bella, no vabbè. Poi non so, cioè a questo modo di raccontare almeno in Folklore e anche qui in Evermore, questo modo di raccontare proprio di ricordi, cioè la dimensione del ricordo ovviamente è molto, molto viva, data anche dal fatto che sta appunto raccontando storie non sempre dal suo stesso punto di vista, oppure racconta cose della sua vita che però sono passate, quindi c'è sempre questo senso di distacco rispetto a quello che racconta, quindi una sorta di maturazione anche di questi sentimenti che ha vissuto. I feel it, I feel so much. No? Mi arriva proprio. Bellissima. Ma che bello questo. Wow, Dorothea e Happiness. Raga, cioè, pazzesche entrambe, pazzesche. Ma noi ci arriviamo alla fine, secondo me no, io non ci arrivo. Proseguiamo col brano 9, ovvero Coney Island. No, vabbè, tutto così calmo, così cupo, però dolce allo stesso tempo. Questa canzone inizia proprio bene e descrive perfettamente quello che sto provando ascoltando questo album. Break my soul in two. Yes, yes Taylor, that's it. Delicate? Madonna, questa canzone è così triste, ecco, cioè è triste. Raga, mi sono spaventata. Non avevo letto che era il feat con i The National questo e non mi aspettavo una voce maschile. Adoro, adoro. Le due voci sono pazzesche insieme.
ci sono delle strofe che sono scritte in un modo che veramente mi fanno. Io sono pazza, va bene, ok. Bella, molto bella. Non ai livelli, secondo me, di Happiness e Dorotea, però anche qui ci sono delle strofe veramente che mi trapassano, cioè non. Ah, aiuto! Andiamo avanti perché se no non finiamo più. Passiamo al brano 10, Ivy. Qua mi piace un sacco il mood. Che bella! Wow, questa mi piace da morire! Mi piace molto il sound. Questa canzone mi ricorda moltissimo August di Folklore, un po' per i vibe, per le varie sonorità, un po' anche per il testo che parla, cioè sembra parlare un po' di una relazione nascosta o comunque qualcosa del genere. E quindi non so, mi ricorda molto August. C'è anche una strofa che richiama il testo, ora non la ritroverò mai, però non lo so, mi sembra, cioè non che le due canzoni siano collegate, però che ci sia un fil rouge, no? Madonna, questo bridge mi piace un sacco. Bellissima, questa mi piace da morire. So già che sarà una di quelle che riascolterò tantissimo, più che altro appunto per la musica in sé, anche per il testo perché mi piace molto, ma soprattutto per la musica perché tutto questo vibe qua mi piace molto. Entra anche questa tra le mie preferite, assolutamente, insieme a Happiness e Dorotea. Non so ancora bene la classifica. Cioè, non so quale prima, quale dopo, però sono tutte e tre molto molto belle, adoro. Proseguiamo con il brano 11, ovvero Cowboy Like Me. Non so perché, ma mi aspetto qualcosa di country. Chissà come mai. Ah, Madonna, anche questa è bella. Cioè, mi piace il mood. No, vabbè, ah, il mio cuore. Chi è che fa la doppia voce? Chi è la doppia voce qua? Voglio saperlo. Dopo che Taylor ha confessato che Joe l'ha aiutata a scrivere i testi delle canzoni e a produrre l'album. Io adesso sono sempre lì in allerta. Non è che lui che fa la doppia voce. Oh mio Dio, forse Joe fa la doppia voce. Morirei! Joe, per chi non lo sapesse, è il fidanzato di Taylor, a cui vogliamo molto bene. Che bella! Mi piace un sacco che ci sia la doppia voce e la seconda sia una voce maschile, apparentemente. Oh, che bella! Ma perché deve essere tutto così bello, così meravigliosamente? No, non so neanche come descrivere questo mood. Rilassato, triste, ma dolce. Ok, questa è molto carina, molto bella. Mi piace il fatto che, non lo so, sia molto rilassata, mi sembra quasi che stia raccontando un sogno, un ricordo passato in una maniera molto dolce, però stia raccontando qualcosa di effettivamente non cupo o triste, però qualcosa di non bellissimo che però è stato reso un po' più bello dal passare del tempo e dai ricordi, no? Cioè, sai quando tipo vivi una cosa e la vivi in un certo modo e poi quando invece ci ripensi magari dopo anni. È come se ci fosse una sorta di sugarcoat che te la fa sembrare più bella di com'era effettivamente. Ecco, non lo so. La canzone in sé, non il testo in particolare, ma proprio la musica mi fa pensare a queste cose qui. Non so se inserirla tra le mie preferite, però. Proseguiamo con il dodicesimo pezzo, ovvero Long Story Short. Bella sta base, mi piace. Questa mi ricorda subito un po' la Hold Taylor. Mi sembrano un po' i pezzi più lenti, tipo di Red o dei primissimi album country. Cioè, non che siano effettivamente simili. Però non lo so, c'è qualcosa che me lo ricorda. Wow, bella questa! Bella,
Oh. Ever and Evermore. So cute. Questa canzone mi piace moltissimo. Mi piace che sia un po' più allegrotta rispetto alle altre. E sono quasi convinta che Taylor stia parlando un po' della sua relazione con Joe anche qui. Perché si fa riferimento a storie passate con wrong guys, eccetera, eccetera. Che però adesso, appunto, sono cose passate e lei invece adesso è all about you, quindi all about la persona con cui sta. O in generale il nuovo capitolo della sua vita. Mi piace questo, questo essere positiva della serie. Sì, sono successe delle cose brutte, però they're gone. We can move on now. I like it, mi piace. Ma andiamo avanti con il brano 13, ovvero Marjorie. What? Qui nel video lyrics ci sono un sacco di video e immagini varie e ho ricollegato al fatto che Marjorie sia la nonna di Taylor, quindi immagino che questi video siano di lei. E ho anche ricollegato il fatto che il brano 13 di Folklore sia Epiphany, che era dedicato a suo nonno, e questo invece è dedicato alla nonna. Oh mio Dio. No, madonna, questa mi fa veramente piangere. Oddio. Non avevo intenzione di piangere, non amo particolarmente nemmeno queste cose, però wow. Oddio, tra l'altro qua nel video c'è questa immagine della nonna di Taylor ed è identica, letteralmente identica a lei, le assomiglia tantissimo. Sto veramente facendo fatica ad andare avanti con questa canzone perché, oh mio Dio, è veramente... wow. Oh, Marjorie. Marjorie, what a song! Ok, direi che questa canzone veramente mi ha devastata più di tutte le altre, è veramente molto bella, insomma, secondo me molto relatable per tanti motivi. Taylor, mannaggia te! Ok, mancano due canzoni, ce l'abbiamo quasi fatta. Passiamo alla 14ª canzone, ovvero Closure. Oddio, questo inizio bello... Cosa succede? Era una finta, adesso parte il piano. Attenzione. Che testo. Closure. Ok, questo ha un sound un po' diverso rispetto agli altri, nel senso che ha questa base un po', mi viene a dire confusa, nel senso che c'è questa batteria che fa cose e poi il piano che l'accompagna, però sembrano su due linee diverse, ecco. Quindi la rende molto rumoroso, mi viene da dire, non so come descriverlo. E ci sta, soprattutto legato al testo della canzone, che sembra quasi lanciare delle frecciatine, come a dire, oh, sì, ho ricevuto la tua lettera, non ho bisogno però di quello che mi vuoi dire. Cioè, è un po' un prendere le distanze da una persona o da una situazione. È come appunto se stesse mandando delle frecciatine. E ci sta, mi piace questo connubio base un po' edgy, no, non è edgy, però insomma un po' confusa unita a questo testo pungente. E poi, wow, concludiamo con il 15° pezzo, ovvero Evermore feat. Bon Iver, che è anche il titolo dell'album. Sono molto curiosa di questa canzone, molto. Oh, fa molto Natale questa, eh? La dolcezza della sua voce. Oh. Mm. Bellissima, bellissima. Taylor, oh mio Dio, ste cose che scrivi, assurdo. Attenzione, Bon Iver. Justin, che voce, che voce. Ah, fa le doppie voci, cioè proprio... Una bella conclusione secondo me per l'album, soprattutto per il messaggio che manda, cioè questo dolore non resterà per sempre. Bella, molto bella, però devo dire che rispetto ad Exile
che è l'altro featuring con Bon Iver, non c'è storia, cioè Xyle proprio lassù. Però anche questo pezzo è molto bello, mi è piaciuto sentire Bon Iver con dei toni molto più alti rispetto all'altra canzone, dove invece aveva proprio un vocione super profondo. E niente, poi ci dovrebbero essere altri due brani bonus, però non sono ancora stati rilasciati al momento, quindi boh, non lo so, li sentiremo quando usciranno probabilmente. Che dire di questo Evermore? Bello, molto bello. Alcune canzoni mi hanno veramente devastata, cioè Happiness, Dorothea, Ivy, Long Story Short, Marjorie, anche Closure e anche Evermore mi sono piaciute moltissimo. Le altre molto carine, però non mi hanno colpita così tanto. Oddio, forse Champagne Problem è bella, anche questa la metto tra quelle che mi sono piaciute molto. Le altre comunque devo riascoltarle, cioè in questo momento le ho sentite veramente una sola volta, tra l'altro anche con la distrazione del video, quindi insomma ho bisogno di ascoltarlo un po' di più questo album, ma vi posso dire che effettivamente è quello che mi aspettavo, cioè Folklore però un po' più caloroso, un po' più invernale, e secondo me anche con dei testi un pelo più cupi forse rispetto a Folklore, che aveva anche lì questa dimensione del ricordo, però in alcuni casi era un ricordo appunto più sbiadito, quasi un ricordo di infanzia, mentre qui ci sono invece molti ricordi sì lontani però più adulti, più maturi, non so, mi ha dato più questa sensazione almeno nella maggior parte dei pezzi. Niente, mi piace moltissimo e so che lo ascolterò in loop per tutto dicembre. E niente, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali sono i vostri pezzi preferiti dell'album, se vi è piaciuto, se vi piace di più Folklore, se vi piace di più questo, fatemi sapere. Io credo di essere ancora troppo legata a Folklore per dire che questo sia il mio preferito, ma vedremo con il tempo. E niente, vi ricordo come al solito di seguirmi su Instagram, trovate il mio nome qui sopra, e poi nell'info box trovate tutte le informazioni del caso, tra cui codici sconto e robe varie. E nulla, grazie mille per aver visto il video fino a qua, perché immagino sarà lunghissimo, e nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!